Allora, la Corte ha sospeso la decisione in attesa che vengano decise due questioni preliminari avanti la Corte Suprema Europea. La questione relativa alla immunità del Presidente Puigdemont e la questione relativa alla competenza del giudice spagnolo a emettere un provvedimento quale quello che è. Quindi è in attesa o il caso è archiviato? Quindi no, non è archiviato, viene sospeso tutto in attesa di queste due decisioni. E la Corte Belgica? Quello è un procedimento che a noi non riguarda direttamente ma indirettamente, nel senso che la Corte Suprema dovrà decidere sulla questione belga, cioè lì è stato sollevato un problema dalla Corte spagnola in ordine al fatto che il giudice fosse effettivamente legittimato a emettere il mandato di arresto europeo a seguito del rifiuto del Belgio di dare esecuzione nei confronti di altra persona indagata che non è coperta da immunità. Quindi soltanto dopo che ci saranno queste due decisioni definitive sulla immunità e sulla competenza del giudice, fino ad allora questo procedimento rimarrà sospeso. Ma scusa una domanda, quello parte sulla immunità è in mano dal Tribunale Generale dell'Unione Europea perché si ha messo, esattamente. Ma l'altra parte, quella sulla competenza, ugualmente, è la questione pregiudiziale? È una questione pregiudiziale che c'è alla Corte del Lussemburgo, esattamente.